Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Il mio nome è Gina e oggi volevo parlare con voi della legge dell'attrazione universale e di come diventare consapevoli di quello che siamo. Perché vi voglio parlare di questa cosa? Perché ci aiuta tantissimo. Essere consapevoli di quello che siamo ci apre la porta della nostra mente. Durante questo cammino che stiamo facendo assieme, cresciamo e impariamo tante cose che io vi suggerisco da fare, anche se certe volte vi sentite giù, non dovete mai arrendervi perché funziona davvero. Anche perché, come dico sempre, funziona comunque, perché noi manifestiamo a prescindere. Ogni nanosecondo noi manifestiamo la vita che stiamo vedendo, che si manifesta, che è qui davanti ai nostri occhi. Oggi volevo parlare con voi di qualcosa di molto profondo, di molto importante, anche se vorrei dirvi centinaia di cose, ma pian pianino diventeremo dei maestri di noi stessi. Io voglio condividere con voi cose che ci aiuta ad aprire la nostra mente, la nostra consapevolezza. La grande fotografia che voglio che facciate oggi è che tutto quello che abbiamo imparato sinora è collegato e ha un senso molto importante. Perché la nostra mente crea letteralmente la nostra realtà, la nostra vita, i nostri pensieri. E questo è molto profondo. Tante persone non sono capaci di capire questo concetto, ma non perché hanno meno capacità intellettive, è perché non sono pronte ancora per certe informazioni, magari non in questa esperienza di vita, o magari nemmeno nelle prossime 100. Chi lo sa, ognuno ha il proprio cammino da fare. Bisogna prima di tutto capire una cosa molto importante. La vita succede per te, non a te. Lo diciamo tutti, almeno io lo dicevo quando non ero consapevole di quello che dicevo. Perché mi succede tutto a me? Perché tutto a me? Ed era un continuo lamento. Ora penso che tutto succede per me, per il mio bene. Dovete sapere che la vita non è né buona né cattiva, è neutra. Tutto quello che fa questo è il nostro ego, che definisce tutto buono, cattivo, alto, basso, è così. La cosa interessante della mente, del cervello, dobbiamo prima di tutto dobbiamo fare una distinzione. Il cervello non è la mente, il cervello è il meccanismo che decodifica i dati. Abbiamo già parlato di questa cosa, è come un hardware. La mente invece è fuori dal cervello, è in quello che la fisica quantistica chiama il campo di coscienza. Esiste in questo campo invisibile che noi non possiamo vedere con i nostri occhi umani, quindi in fisica quantistica si chiama campo. Questo campo esiste in quello che chiamano modello di interferenza di energia e informazione. Quello che pensiamo sia spazio vuoto non lo è. È tutto un campo super intelligente e benevolo. Tutti i dati che il nostro corpo decodifica in base ai nostri credi, in base ai nostri modelli di pensiero, il paradigma, che ne abbiamo già parlato di questo, come i nostri occhi umani hanno dei fotoricettori, questi ricettori leggono le onde di luce. È così che vediamo quello che vediamo. Quello che vediamo sono informazioni decodificate che ci costruiscono un'immagine nel nostro cervello. Noi passiamo troppo tempo a parlare con noi stessi perché prigionieri dell'ego che non ti lascia nel presente e vuole sempre la tua attenzione,
Ma ecco qui una cosa molto importante: qualsiasi cosa è nella tua mente, colpisce, interferisce, determina la tua realtà. Tutto quello che pensi e tutto quello a cui dai l'attenzione, cosa pensi di te stesso, come ti vedi, tutto questo interferisce con la nostra realtà. Determina la realtà. Dovete sapere che noi abbiamo due mondi, quello esterno che vedi già manifesto e quello interno. Quando dico che influenza il mondo, parlo del mondo interno, quello che conta davvero, quello che esiste davvero. Pochissime persone pensano che quello che succede fuori è dovuto agli altri, credono di essere vittime, che la vita è cattiva, che non hanno controllo e sperano che cambiando le circostanze esterne cambiano il mondo dentro di loro. Ma la verità è che noi proiettiamo quello che percepiamo e che vediamo dentro di noi. E se vogliamo fare qualsiasi cambiamento esterno, dobbiamo farlo dall'interno. Trasferiamo fuori, proiettiamo fuori quello che abbiamo dentro di noi. È quello che sono i nostri credi, perché in fin dei conti è tutta un'informazione. Anche tu e io siamo un banco di energia e di dati. Le nostre cellule sono informazioni, contengono informazioni. Il nostro corpo è un campo di informazione. Non c'è una realtà fisica, per come dire. È tutto malleabile, è tutto un'illusione. Questo è il concetto più importante che dovremmo capire e non prendere niente sul personale. Il nostro cervello è un decodificatore di dati. Questo è il suo ruolo. La mente vuole capire, ma questo è dietro la nostra capacità di capire. Se capiamo che la nostra mente crea la nostra realtà, che cosa dobbiamo fare per influenzare la nostra realtà in modo da poter fare l'esperienza più piacevole che non piacevole che vogliamo? Tutto inizia da quello che credi, come pensi, cosa pensi, come vedi e che cosa ci metti nella tua mente, i pensieri, in che cosa vuoi credere e a che cosa dai attenzione. Ricorda che le cose non vengono per te, ma attraverso te per poi essere espresso fuori. Questo è il vero segreto. Se riesco a farvi capire questo concetto, la mia mente cosa fa? Può cambiare e crea la mia vita. Questo è molto profondo, molto importante. Allora, come posso fare per influenzare positivamente oppure nel modo che a me garba? Perché non tutti sono orientati positivamente. Un'altra cosa molto importante che dobbiamo ricordarci sempre sono queste due cose. Tutto è collegato a questo, l'attenzione e percezione. A quello a cui diamo la nostra attenzione, influenziamo quel campo di modello di pensiero. E se do la mia attenzione, metto la mia attenzione su cose che non vanno nella mia vita, problemi in passato. Insomma, quello che mi ha fatto quello che mi ha detto quell'altro, tutte cose negative, persone negative. Questo è un'energia. A quello che dai la tua attenzione, attiri. Quando pensiamo e agiamo in maniera negativa, il nostro corpo, attraverso il nostro DNA, attraverso le nostre cellule, al nostro corpo comunica attraverso la vibrazione. Quindi c'è un mondo invisibile là fuori, fuori da noi. Noi comunichiamo direttamente con l'universo, attraverso ogni cellula che vibra nel nostro corpo. Ecco perché tutti dicono like attrae like, oppure quello che sei attiri. Questo
Questo è un fatto, non un'opinione, questa è la verità. Questo influenza le persone che entrano nella nostra vita attraverso le tue vibrazioni, perché è tutto un unico campo, un'unica mente, tutto è unito, tutto è connesso. E quindi, tornando a noi, se sono concentrato su quella cosa negativa o positiva che sia, la mia attenzione va lì. È quello che la fisica quantistica dice, che quello che osservi crei. Quindi quello che osservo creo. Chiarissima questa cosa? Nel momento che tolgo via la mia attenzione da quella cosa non esiste più, come se non ci fosse mai stata, finché non torno ancora la mia attenzione per portarla ancora in essere. Com'è possibile? Perché, come abbiamo visto, prima è tutta informazione. È così che decodifichiamo tutto. Magari tu non ti rendi conto, ma quando attrai certe persone nella tua vita, le attrai in base alle tue vibrazioni, alle tue percezioni, la chiave. Quindi bisogna aggiustare la percezione, capire che la vita succede per te, attraverso di te, e non a te. Devi mettere la tua attenzione su quello che vuoi e quello che vorresti che fosse. La mente è potentissima, ma è quello che devi sapere e che bisogna essere consapevole di quello a cui dai la tua attenzione, a quello che stai pensando, a tutto quello che stai pensando tutto il giorno. L'imperatore Marco Aurelio disse che a quello che stai pensando tutto il giorno è quello che diventi. Quindi, se cambi la tua percezione, tieni monitorata la tua mente su quello che vuoi manifestare e tieni sempre occupata la tua mente a pensare a quello che tu vuoi, vedrai una grandissima differenza nella tua vita, perché tutto questo scatena una serie di eventi che porteranno nella tua vita persone, situazioni, esperienze, idee in base a quello a cui tu dai la tua attenzione, i tuoi pensieri. Devi avere fede, perché è così che succede. Dobbiamo riflettere su una cosa veramente molto importante. Dobbiamo riflettere su questo. Non c'è realtà, ma percezione di quello che chiamiamo realtà. Questo è un paradosso, ma è così. Devi iniziare a vedere sempre nella tua mente quello che vuoi credere e mettere l'attenzione su quello che vuoi, non su quello che non vuoi. Il 95% delle persone nel mondo mettono sempre l'attenzione su quello che non vogliono. E che cosa attirano? Quello che non vogliono. Perché lì la tua attenzione vale oro, la tua attenzione. Tutti si battono per la nostra attenzione. Perché? Perché con la nostra attenzione comunichiamo con il campo. E quello che diciamo chiaramente con le emozioni, con l'attenzione e con ogni cellula del nostro corpo all'universo, voglio ancora quella cosa. Ma non ci rendiamo conto che quando siamo arrabbiati, quando pensiamo sempre alle stesse persone, al passato, portiamo il passato nel presente, non facciamo altro che farci del male, perché quella cosa si manifesterà ancora. È un loop continuo, 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 continuo. Se non usciamo da questo cerchio, non riusciamo a vivere la vita che vogliamo vivere davvero. E ricordati che più ti vedi vittima, più lo diventi. Più ti vedi vincente, più sarai un vincente. Devi pensare del tuo corpo con rispetto, devi guardarlo con ammirazione, non devi criticarti, non ti devi mai arrabbiare per come sei fatto, non devi essere mai invidioso degli altri, devi essere sicuro di te. Sembrerebbe una parola detta così, ma se vuoi veramente manifestare l'amore, devi amare te stesso profondamente. Devi amare quello che sei realmente. È solo lo 0,000 nulla. Praticamente
quello che ci permette di fare questa esperienza di vita. Ma tu sei qualcosa di veramente magico, bellissimo, meraviglioso. Non ti devi mai identificare con il corpo. Non sei un corpo, ma hai un corpo. Non sei queste memorie, ma hai queste memorie. Non sei questa storia, ma hai questa storia. Devi sapere che tu sei fatto della stessa energia di cui sono fatte l'universo e le stelle. Noi siamo degli esseri divini. Devi pensare a te stesso come a un essere divino. Devi iniziare a pensare di te, di quanto sei perfetto, magnifico, e che tutto quello che desideri ce l'hai già adesso. E quello che vuoi arriva come e quando lo vuoi tu. Pensa che noi siamo responsabili di ciò che vediamo. Scegliamo le sensazioni di cui facciamo esperienza e decidiamo l'obiettivo che vogliamo raggiungere. E ogni cosa che sembra accaderci la chiediamo e riceviamo secondo ciò che abbiamo chiesto. Allora, dicevo, ora vi voglio dare una piccolissima tecnica molto semplice, molto facile da manifestare tutto ciò che desiderate. Allora, questa tecnica è semplicissima. Come tutte le altre tecniche, scegli quello che desideri. Quindi, una volta che hai scelto, cosa fai? Ok, te lo vedi nella tua mente. Ti puoi mettere anche tranquillo seduto su una sedia, ok? Allora, cosa fai? Hai scelto quello che desideri? Ammettiamo che vuoi una, che ne so, una collana, ok? Una collana, la vedi nella vetrina di qualcosa. Vedi questa collana, l'hai scelta, la vedi nella tua mente, fai una piccola scenata, te la vedi al collo, no? Te la vedi al collo e vedi nella tua mente che qualcuno ti dice che bella collana che hai, ok? Questa cosa la puoi usare per tutto. E poi pensi dentro di te. Adesso vediamo quanto tempo ci vorrà per vederla arrivare da me, perché te lo devi aspettare. Quindi lo scegli, lo vedi nella tua mente, te lo aspetti che arriva e pensi, vediamo quanto tempo ci vorrà per arrivare da me. E basta. E fai questa cosa naturalmente sempre con le tue emozioni. Porti un'emozione forte nella tua adesso, nella tua situazione attuale, quando visualizzi nell'adesso, porti questa emozione e lo vedi già tu, te lo vedi al collo, ti emozioni e dentro di te pensi, vediamo quanto tempo ci vorrà perché arrivi da me. Allora, spero che sono stata d'aiuto per questa piccola tecnica che veramente si può usare per tutto. Più o meno è tutto lì, nel senso che più o meno tutte le tecniche vanno dal pensare, al scegliere, a visualizzare, a vederlo già tuo, e così te l'aspetti. Allora, io mi fermo qui. Vi ricordo che se vi è piaciuto di mettere mi piace, di iscriversi al canale e di attivare la campanellina. Grazie a tutti e a tutti voi, una bellissima giornata. Ciao a tutti!